sì. Il pupo di mamma. Con dottor Palmas, facciamo l'intervista con dottor Palmas. Siamo due conterroni. Sì, è vero. Solo che io sono del sud e lei è del nord. Del nord. Quelle del nord però sono ragazze, dicono, più belle in Sardegna. Vero. Meglio sì, la zona soprattutto con la Gagliero, Sassari. Mm. Te di dove sei? Io, Sassari. Sassari, come ho detto io. Noi abbiamo avuto una storia lunga e la storia ancora continua perché deve finire la storia. E, fondamentalmente abbiamo avuto necessità di rivedere la Giovanna diverse volte, cioè più volte, perché sta facendo un percorso di riabilitazione lungo. Riabilitazione significa sempre passare diverse fasi, diversi step, e come diciamo sempre, durante le varie fasi si soffre, perché si soffre psicologicamente, fisicamente, delle volte si perdono anche chili, si perde peso, delle volte ci possono anche essere degli inconvenienti. Degli inconvenienti, come per esempio nel suo caso c'è stata la rottura due volte dei provvisori abitati, perché dopo che si mettono gli impianti avete due possibilità: o mettere dei denti provvisori fissi oppure la dentiera mobile. Solo che quando si hanno i denti fissi non si ha feedback di quanto forte si stringe, c'è il rischio che si va a superare, a sollecitare oltre il limite di sopportazione dei materiali, questi si rompono. Sono materiali quelli provvisori che si buttano, l'importante è andare a intercettare su quei provvisori i problemi che vanno evitati con i definitivi. L'importante non è, cioè il punto non è se i provvisori si rompono oppure se si hanno degli inconvenienti durante il percorso, il punto è trovare chi mette poi mano al problema e lo risolve gratis, tutto qua. Io ti do un bacio, vado a vedere la radiografia e ti lascio fare l'intervista. Grazie. Ciao. Ciao. Oh, sto cadendo. Allora, io mi chiamo Giovanna Rozzeddu, arrivo dalla Sardegna, precisamente da Sassari. Sono venuta qui perché avevo qualcosa di importante in bocca. In Sardegna non sono riuscita a curarmi i denti perché non avevo la possibilità, mi hanno chiesto tantissimi soldi, avevo una brutta parodontite, ho perso tutti i denti e quindi mi sono messa a cercare un po' qua e là e sono incappata in SOS Turismo Dentale, pur non conoscendo nessuno. Mi sono fidata soltanto di un medico perché era sardo. E non riesco più a parlare. E lì è iniziata la mia avventura. Abbiamo fatto tutti i lavori possibili e immaginabili. Ora sono alla fine del mio percorso e mi sto trovando bene. E ho avuto dei problemi sulle protesi provvisorie, mi è stato risolto. E ora aspetto di finire il mio lavoro, che sarà verso febbraio-marzo. Consiglierei questo posto alle persone, anche perché si risparmia in confronto all'Italia. In Italia non si possono fare i denti e uno è costretto a non mangiare. E niente, io sono una casalinga, non avevo possibilità di curarmi. E niente, sono arrivata qua e stanno facendo tutto. Consiglierebbe agli altri? Sì, consiglierei questo posto a altre persone. E con me è già venuta un'altra persona a cui ne ho parlato e lo consiglierei sì. Sì, anche perché poi i problemi te li risolvono. Grazie. Prego.